Benvenuti al corso online I programmi operativi la programmazione attuativa 14-20. Il corso è dedicato alla fase di attuazione della programmazione e intende presentare gli strumenti e le modalità attraverso le quali si realizza la programmazione attuativa in Italia. Inquadreremo modalità e strumenti nei processi di governance che intervengono nell'attuazione dei programmi operativi, descrivendo le relazioni dei diversi attori che intervengono nelle diverse fasi di attuazione. Ma cosa si intende per programmazione attuativa? Per programmazione attuativa intendiamo la fase procedurale di messa a punto, emanazione di avvisi, bandi, che precede la fase di avvio degli interventi previsti nei piani operativi. In particolare ci chiederemo quali sono le fasi della programmazione attuativa, quali sono gli adempimenti preliminari, quali sono le modalità di selezione delle operazioni degli interventi e infine gli obblighi di informazione e comunicazione verso cittadini e stakeholders per dare pubblicità e trasparenza alle opportunità di finanziamento previste e dare evidenza dei risultati prodotti. L'obiettivo di questo corso online è trasferire informazioni di base utili ad accrescere le conoscenze degli strumenti attraverso i quali si realizza la politica di coesione e nel contempo accrescere la consapevolezza degli elementi di contesto che intervengono nell'attuazione di uno o più programmi operativi, altresì delle complessità che possono derivare da un approccio integrato alla programmazione. Chi sono i destinatari del corso? Il target è rappresentato da dipendenti delle PA italiane coinvolti con vario ruolo e funzione nella gestione dei fondi SIE. L'iscrizione al corso è aperta a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni comunque interessati al tema e ricordo che è gratuita. Per iscriversi è necessario registrarsi al sito Eventi PA, creando un proprio account sul sistema di autenticazione DFP Out. Effettuata la registrazione, è sufficiente accedere alla pagina evento dedicata al corso presente su Eventi PA e cliccare sul pulsante Iscriviti. Ulteriori informazioni su come iscriversi a un evento sono disponibili sulla homepage del sito eventipa.formez.it. Il corso si articola in tre moduli. La governance di un PO, partendo dalla struttura di un programma operativo, ci indica come saper leggere un programma operativo e ritrovare tutti gli elementi utili alla sua efficace attuazione. Quali sono i contenuti del programma operativo, gli attori che intervengono nella sua attuazione e infine le modalità con le quali vengono organizzati partenariato e sorveglianza. Non ultimo le norme in materia di informazione e comunicazione per i fondi SIE 14-20. Il secondo modulo è dedicato alle fasi e agli strumenti per l'attuazione di un programma operativo. In particolare ci consente di presentare le fasi di realizzazione di un programma operativo, gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione ed introdurre le novità presenti nella nuova programmazione 14-20. Le novità relative agli strumenti di programmazione integrata tra i fondi SIE, la strategia delle aree interne e la strategia delle aree urbane, in ultimo i performance framework. Il terzo modulo, modalità di attuazione di un programma operativo, illustra le modalità e i criteri di selezione degli interventi, in rapporto ai vincoli dettati dalla normativa. Infine, le modalità di selezione di beneficiari di opere e servizi pubblici e di incentivi alle imprese. Il MOOC si svolge nell'arco di 4 settimane, per un totale di 10 ore di formazione complessive. L'impegno stimato è pari quindi a 2 ore e 30 minuti di studio individuale. L'erogazione del corso è interamente online ed è organizzato in moduli, unità didattiche e attività online. Le unità didattiche in apprendimento autonomo consentono di organizzare i momenti di studio individuale con grande flessibilità. Le attività previste, quale test, esercitazioni e webinar, sono scandite secondo un programma e un calendario ben preciso. In aula, un tutor didattico scandisce i tempi consigliati per l'apprendimento e vi guiderà sull'uso degli strumenti. Il patto formativo ci impegnerà reciprocamente per la buona riuscita del corso e per consentire la migliore esperienza possibile. I contenuti didattici sono stati progettati e realizzati per supportare l'apprendimento autonomo, grazie all'integrazione di differenti tipologie di contenuti. Lezioni multimediali, che prevedono la fruizione di contenuti audio, video e interazioni didattiche.
video lezioni che consentono di approfondire i temi oggetto del corso, video interviste ad esperti e testimoni privilegiati. Infine webinar, seminari online, sincroni, nei quali intervengono esperti e rappresentanti della PA quali testimoni di esperienze e di interesse per il corso. Per verificare l'apprendimento metteremo a disposizione test di fine modulo e di fine corso. Si prevede infine un'esercitazione, ovvero un elaborato predisposto in base a una traccia che sarà messa a disposizione nella nostra piattaforma e-learning. Questo elaborato sarà sottoposto a peer review, ovvero valutazione tra pari. La predisposizione dell'elaborato e la peer review prevedono tempi di consegna stabiliti. La valutazione tra pari è utilissima per avere termini di confronto rispetto al proprio apprendimento. Questo MOOC rappresenta un momento di formazione e un'esperienza di crescita comune. Per cui utilizzate tutti i contenuti che sono a vostra disposizione, gli strumenti di comunicazione e di discussione vi permetteranno di dialogare tra voi e con i vostri tutor. Siamo inoltre presenti anche sul canale Twitter, per cui potrete seguirci con hashtag MOOCFondisie1420. Comunicheremo e condivideremo le nostre attività e le nostre esperienze. Non mi resta a questo punto che farvi un in bocca al lupo e augurare buona formazione a tutti.